Ciao a tutti, sono Chiara Bondi, sono laureata in scienze motorie, mi occupo di educazione e rieducazione motoria e posturale nelle varie fasce d'età. Oggi vi propongo un'altra lezione a corpo libero per mantenerci allenati in questo periodo in cui siamo obbligati a rimanere a casa. Tutto quello che vi occorre è un abbigliamento comodo e delle calze antiscivolo. Mi raccomando, come ogni volta, la raccomandazione è quella di controllare che intorno a voi non ci siano degli ostacoli che possano diventare un pericolo. Dobbiamo lavorare a casa e ci dobbiamo adeguare a questa nuova esigenza. Iniziamo portando le mani alle spalle e spingendo tutte e due le mani verso il soffitto e poi tutte e due le mani fuori. I piedi sono alla larghezza del bacino, le spalle sono basse, lontane dalle orecchie e respirate bene. Dentro dal naso, fuori dalla bocca. Molto bene. Rilassate un attimo le braccia, poi portate le braccia protese avanti con il palmo della mano rivolto verso il pavimento. Tirando, portate i gomiti all'altezza delle spalle e poi andate a riallungare le braccia. Stringete sempre bene l'ombelico e controllate che le spalle rimangano rilassate, lontane dalle orecchie. Il respiro sempre dentro dal naso e fuori dalla bocca. Rilasso, sciolgo bene. E poi vado ad allungare un braccio su e uno giù, alternando destra e sinistra. Rilassate di nuovo le braccia. Dopodiché torniamo a protendere le braccia avanti con il palmo verso il pavimento. Le apro le braccia lasciandole all'altezza delle spalle. Quando si aprono le braccia si porta il palmo della mano verso il soffitto. Mi raccomando, spalle rilassate, dentro dal naso, fuori dalla bocca. Molto bene, rilasso. Intanto che riposiamo le nostre braccia, faccio una piccola precisazione. Non è mai importante contare quante ripetizioni andiamo a fare del movimento. Ascoltate piuttosto il vostro grado di fatica. Se sentite che il muscolo inizia ad essere un po' troppo dolente per il lavoro che gli stiamo proponendo, rilassate un attimo le braccia. E soprattutto cercate di imparare a distinguere il fastidio del dolore provocato dal lavoro del muscolo da un dolorino che può essere invece legato all'articolazione o a qualche problematica, qualche zona critica che io ho. In quel caso mi devo fermare. Nessun esercizio che io vada a proporvi deve aumentare un dolorino che già c'era prima o farne nascere qualcuno di nuovo. Mi raccomando. Lasciamo adesso le mani alla vita e facciamo salire il ginocchio, alternando gamba destra e gamba sinistra. Cercate di rimanere bene sul posto e cerchiamo altresì di non dondolare troppo con il resto del corpo. Le spalle sono sempre rilassate, non avvicinate le spalle alle orecchie. E controllate sempre il vostro respiro. Sciolgo, rilasso. Provo a fare la stessa cosa mantenendo la gamba distesa. Non ha importanza quanto sale la gamba, ma è importante che la gamba resti ben distesa e che il corpo, come dicevamo prima, non sdondoli eccessivamente. Se hai difficoltà a mantenere l'equilibrio,
procurati una sedia e appoggia una mano nello schienale della sedia, altrimenti esegui tutta questa sequenza di movimenti appoggiato a una parete. Sciolgo. Proviamo a mettere in successione la gamba che sale piegata e la gamba che sale distesa. Quindi andrò a fare gamba destra piegata, gamba sinistra piegata, gamba destra tesa, gamba sinistra tesa e continuo alternando. Piego, piego, stendo, stendo, piego, piego, stendo. Insieme il lavoro delle braccia con quello delle gambe. Partiamo con le mani alle spalle. Le braccia faranno questo movimento. Semplicemente tutte e due le braccia vanno a salire verso il soffitto. Contemporaneamente eseguo una marcia sul posto con le ginocchia alte. Non ha importanza quanto sale il ginocchio, è importantissimo invece mantenere l'equilibrio, cercare di non sdondolare. Riposo. Sciogliete bene le braccia. Adesso le braccia tirano e stendono, ok? Mentre le braccia tirano e stendono, con i gomiti che rimangono all'altezza delle spalle, faccio salire la gamba tesa. Riposo. Adesso ne facciamo uno difficile che ci obbligherà a pensare bene ai movimenti. Allora, le braccia vanno sempre su verso il soffitto e le gambe metto in successione teso, flesso e teso. Quindi piego, piego, stendo, stendo, piego, piego, stendo, stendo. Ancora, piego, piego, stendo, stendo. L'ultimo, piego, piego, stendo, stendo. Riposo. Io amo molto questi esercizi di coordinazione perché noi dobbiamo sì allenare i nostri muscoli, ma dobbiamo allenare soprattutto la nostra testa che ci permetta di avere la consapevolezza del movimento, che è quello che ci aiuta ad avere meno problemi nel prosieguo dell'età, quando andremo incontro a un'età non più giovanissima. Bene. Lavoriamo ancora da in piedi, questa volta però ci sposteremo leggermente ai nostri lati, quindi andiamo a lavorare lateralmente. Tenete le mani alla vita e partite con i piedi uniti. Da questa posizione apro, chiudo da un lato e dall'altro. Mi sposto tutto da una parte e tutto dall'altra. Una volta a destra, una volta a sinistra. Ogni volta vado a richiudere, a riunire i piedi e sposto tutto il peso del mio corpo da un lato e dall'altro. Se ho sufficientemente spazio in casa, provo a fare due passi per ogni lato. Quindi un passo, due passi, un passo, due passi lateralmente. Due da un lato, due dall'altro. Mi raccomando, a ogni passo riunite bene. Gli ultimi due e due. E mi fermo di nuovo al centro. Proviamo anche in questo caso
ad aggiungere il lavoro delle braccia. Per oggi rimaniamo con il nostro lavoro delle braccia che vanno verso il soffitto, così è un movimento per noi comodo, tra virgolette, che conosciamo, e proviamo a coordinarlo con il lavoro delle gambe. Partite con le mani alle spalle, tutte le volte che divarico per fare il passo laterale porto le braccia verso il soffitto. Quando chiudo, richiudo anche le braccia. Apro, chiudo. Due passi da un lato e due passi dall'altro. Provate. Se non ho sufficientemente spazio in casa per poter fare due passi in sicurezza, ne farò uno da un lato e uno dall'altro. E ogni volta che apro per spostare il peso da una parte all'altra, distendo le braccia verso il soffitto da un lato e dall'altro. E adesso mi riposo. Occupiamoci del respiro. Respiro bene dentro dal naso, fuori dalla bocca. Ancora uno. Inspirando, portate un braccio su e soffiando, allungate lateralmente e ritorno. La mano che si appoggia sulla gamba mi guida il movimento scivolando verso il ginocchio. Inspiro, salgo, soffio, allungo da un lato e dall'altro. Rilasso ancora un po', faccio un altro respiro profondo dentro dal naso, fuori dalla bocca. Provate a farne uno solo con il naso. E concludo rilassando la mia colonna vertebrale con un piccolo sdondolo. Oscillo solo la parte alta del mio corpo, portando un braccio avanti e uno dietro, per togliere la tensione che possa aver accumulato nella mia schiena, nella mia colonna vertebrale. E con questo, anche per oggi, abbiamo concluso. Ciao a tutti!